Ciao a tutti, allora, nuovo episodio e praticamente, beh, ho iniziato la visione 7, come vedete, e come l'avevo, diciamo, un po' anticipato, però non era una cosa certa, ma ora è diventata certa, ho subito venduto De Rossi perché, come avevo detto, l'avevo provato e non soddisfaceva, diciamo, quel minimo che cercavo. E ho preso Marchisio, quindi praticamente da questi video vedete subito Marchisio. Però nonostante appunto iniziare la divisione 7, qui vedete che iniziare la divisione 7, 87 volte lo dio, ma continuerò a dirlo, praticamente sono stati dei problemi perché, guarda, ve lo mando subito ora così lo vedete. È successo questo praticamente, nonostante ho già avuto la partita senza problemi di lag, roba simile, anche se qui tra l'altro ma anche perso, è successa questa cosa qua. Ora vabbè, qui vi faccio vedere tutte le osi che ho perso, 3-2, perso di cazzo tra l'altro. Niente, è successo questo, vabbè, caglia tutte voti, questa serie, non so se avete già visto qualcosa, lo rivedete se nel caso dopo. E niente, 0 punti, quindi c'è niente di strano per ora. Non è successo niente, secondo voi. Ma invece, questa è la partita successiva. È successa questa serie lì, che è anche successa. Ve lo faccio vedere così. Sì, mi sto un po' infondendo con le parole. Spero che capiate, ve le voglio dire. Qui è pareggiato, dovrei aver preso un punto. In teoria sarebbe la seconda partita. E praticamente, ecco, sta andando, la è risuccesso anche ora, non so se l'avete visto. E guardate un po', se nel caso tornate indietro o male, boh, guarda se ve lo monto la vita, se mi riesce a montarlo, perché non è che sono faticissimo di questa serie. Praticamente cosa è successo? È successo che innanzitutto la prima partita, anzi tutte e due le partite, non mi ha dato nemmeno un credito. Uno. Seconda cosa, ho fatto nella seconda partita, c'era dopo, insomma, avete visto le cose finali dove ti dice i punti che hai fatto, quanti ce ne vuole la salvezza alla promozione, al titolo, ma cioè, ovviamente non mi ha mai risegnato 9 partite mancanti anziché 8. E poi fra l'altro non mi ha dato poi, come vedete dopo, non mi ha dato praticamente neanche quel punto là. Poi però cosa è successo? È successo che nonostante i contratti l'ho consumato, nonostante la partita andata, cioè normalmente senza vari problemoni di lag come ormai mi presenta sempre, in poche parole sono state due partite inutili perché non mi ha dato né crediti né punti, vabbè, quel punticino, ecco. L'unico che ho consumato è il contratto e il tempo, perché quanto dura una partita, un quarto d'ora, insomma, però ho buttato via mezz'ora del mio tempo così. Comunque ora passiamo alle partite, ora qui si inizia veramente la divisione 7. Allora succede questo, questa è la prima partita. Allora, vabbè, questa è la mia formazione, che come vedete ora non c'è Marchisio, ma Marchisio l'ho comprato, comunque c'è Van Ginkel. Ho incontrato, vabbè, lui che, boh, è inutile, serve di maglia, logo, stemma e c'ha. Valutazione 76, Serie A un po', boh, strana, comunque inizia così. Subito lui, ciao, dopo 5 minuti fai 10-0. Ho detto, vai, si comincia benino, eh. So, vabbè, qui Sao esulta, un gol semplice, dormita mia della difesa. Sempre lui attacca, sempre Sao vi fa impazzire la difesa, ti pentina che se mi sapete, cioè almeno me personalmente, quando mi abito così non riesco più a controllare la rossa, cioè la difesa fa cazzi sua. E niente, 2-0. Se successivo vi cabella, ma cazzo volete, fa il fenomeno, perde palla, ma la riconquista, ta di sinistro, 2-1 al 31esimo. E la partita si è un po' riaperta. Male, eh? Esulta Cabella con l'uno, fra l'altro si dice per me come mai. E niente, se ne dopo tocca a lui con Giuseppe Rossi di sinistro, sono il solito culo, diciamo una sorta di contrasto che l'ha vinto lui, 3-1 a fine primo tempo. Però cosa succede? Esce Sharawi parte, va sulla sinistra, fa le solite farcate, ne scarta uno, ne scarta un altro, sempre il solito, ne scarta un altro ancora, arriva davanti al portiere, piazzato destro, 3-2, proprio finisce, proprio al limite del tempo, finisce così il primo tempo. Andiamo al secondo tempo, appunto. Beh, qui eccoci, vai, passiamo.
Giuseppe Rossi, tac, piazzato sinistro, 4-2. Detto certo di ogni volta che faccio gol devo riprendere. Boh. Allora si riparte, Higuaín dice, se sa fa, poi la palla che c'è scartata, ne scarta due, scarta un'altra, davanti al portiere, scatta anche il portiere. Tiro semplicissimo, porta libera, 4 tiri, la partita si riapre, un dischetto con Higuaín, che fra l'altro vabbè, esultanza, come sempre, scalza i tasti, viene fuori questa cosa di brutta, fra l'altro Van Ginkel che muore, però vabbè. Ripartono loro, Caballé prende subito palla, ne scarta 2, ne scarta 3, arriva davanti al portiere, intanto ci arriva, scatta anche lui il portiere, di scivolata di destro, 4 volte, partita aperta nel giro di quanto, 2-3 minuti, va bene così, no? Va bene, 4-4, esultanza anche più brutta, non si può vedere. Niente, infatti si può vedere Cabella con l'uno. Comunque, passano 2 minuti, se non erro, Vargas prende palla, comincia a scartarne. Uno, due, tre, che si torna indietro. Quattro di merda, diventa il portiere, tiro del cazzo che il portiere tocca, non si capisce. 5-4, però in 5 minuti da perdere 4-2 vado a vincere 5-4. Momentaneamente. Qui vabbè. Marchetti un po' depresso, posso aprire. Insomma, i turbi, la ripassa non so chi, insomma, arriva a fare Higuaín, comunque era Vargas, che la passa Higuaín, all'81esimo chiude definitivamente la partita, sì, perché definitivamente, perché so come va. Insomma, eccoci qui. Primi 3 punti, infatti lasciamo stare la successo in quell'altra. Seconda parte che inizia con lui che è una squadra abbastanza dignitosa, Vargas che ha fatto male il travolto, 1-0 alla fine, cioè non è successo niente, il 45esimo, tra poi 1-0 lui, maglia del Napoli del 30, va bene comunque. Sempre il primo tempo Mertens ne scarta anche lui, 8.000, arriva avanti a portare, piazzato sinistro. 1-1 alla fine del 45esimo, proprio sul limite così. E va bene, ma che cazzo mi frega, basta, fa gol, no? Insomma, secondo. No, no, scusate, sempre primo tempo, pensavo era finita, invece no, anche lui sempre 45esimo, che bella. Durava di più il 45esimo di tutta la partita, comunque di un tempo. E c'era sempre Vargas che non so se aveva evitato di prendere l'onto, comunque difficile la palla e ha segnato. Ora vi tocca a me. Sempre primo tempo, non è ancora finita, Meniche, piatto bruttissimo all'angolino destro del portiere, 1-1, 2-2 scusate, con esultanza da Mongolo di Meniche e niente. Poi non è successo nel tratto, cioè proprio fine partita 2-2, perché è stata una partita un po' noiosa, però un punticino conquistato per sempre comodo. Allora si arriva la terza partita ufficiale, non ufficiosa, perché se non sarebbe, se non era la vinta, sì. Ufficiale della divisione 7. Ora regola non me lo ricordo, non ci ho fatto caso perché ero continuato a parlare, mi pare c'è Marchisio, se non erro. Insomma, come sempre vicino a 8 ore trovare un avversario. Oh, calma, non avete furia, ora arriva. Eccoci qui. John Tuno che c'ha come logo, come sì, logo della squadra, il coso della Francia. Niente, vabbè, qui è la scelta della maglia, che non ci mira proprio se nulla con la Francia. Valutazione 81 del Bosque, se non erro come allenatore, una squadra piuttosto discreta, di tutto rispetto. Vediamo un po' cosa succede. Parte subito con Emenike davanti al portiere, tac, sinistro, angolato, 1-0, aveva scattato i due prima. Qui, vabbè, risultanza buggata, mezze gambe fuori, mezze dentro sulla rete, ma va bene. Vista arriva il secondo tempo, subito, non è successo granché nel primo, infatti, sempre Meniche davanti al portiere. Qui meno male è andata bene, perché ho provato il pallonettino, era evitabile, però, sai, ho bruciato prima, ho visto il portiere addosso. Comunque Meniche doppietta, 2-0, 83esimo, pensavo la partita fosse abbastanza chiusa, invece arriva Godin, che è la piazza di sinistra, dove. Però niente di che, parte Godin, brutto come sempre, esulta, niente di che, 7 punti, si arriva a 7 punti, si vince, manca un punto alla salvezza, che come sempre è l'obiettivo minimo, che però, cioè a me l'obiettivo comunque rimarrà sempre bello, anche se ero in divisione 10, per me l'obiettivo è la salvezza. Arriviamo all'ultima partita del video, sì, dovrebbe essere l'ultima partita, incontro uno che ha come valutazione 82 Mourinho allenatore. Lui c'è una squadra basata, insomma, diciamo sulla Premier, squadra discreta, che però non ci fa paura a noi, no? Infatti, di Natale, che gioca di Natale, stavolta ne scarta due, ne scarta un altro, sempre il solito, lo riscatta per la 15ª volta, arriva avanti al portiere, di sinistro, pam, palla alle spalle del portiere, 1-0 dopo 35 minuti, va bene così, qui vabbè.
Azione successiva, Lukaku davanti a Handanovic, quasi, ed è Lukaku nei quarti di tiro, quasi sempre con 1-1 al 39esimo, 40esimo. Azione successiva, sempre proprio successiva la doppia per lui, insomma pallonetto, ed era uscito con Handanovic, sperava un po' di mettergli paura, o magari che non se ne accorgesse, niente di che. È stato furbo, ha fatto il pallonetto 2-1, si va a riposto sul 2-1 per lui, però 56esimo, Esharawi, culo rotto, scarta uno avanti al portiere, la piazza di merda, perché tipo i classici tiri uno sta per cascare. Di destro, 57esimo, 2-2, partita riequilibrata, però non è successo niente, perché comunque ho fatto un punto, mi sono salvato, e niente, il video finisce qui. Finisce qui con appunto la salvezza che è meritata, tra virgolette, comunque che è nostra. Mi gira come avete visto, comunque mi girano un po' coglioni, perché ce ne aveva sempre dei problemi comunque con i servi stessi, con la connessione, quello che pare, col gioco, che appunto tutte le volte mi fanno perdere dei contratti a cazzo, che i contratti comunque mi servono. E niente, il video finisce qua, la salvezza come detto c'è. Ora puntiamo il video successivo, guardiamo un po' ad arrivare in divisione 6, perché no col titolo. E niente, comunque no, se vi volevo dire è che il prossimo video, molto probabilmente, oltre al fatto del cercare di arrivare in divisione 6, però non vi prometto niente, spacchetterò svariate volte, perché comunque ho trovato, non è una novità, come va sempre detto, il modo di fare i crediti. Vi dirò, ci sono un po' diciamo, una sorta di anticipazione su quello che vedrete, diciamo che, cioè, che vedrete, che ho fatto, che vi dirò nel prossimo video, ovvero che io comunque sono andato avanti con la divisione offline, cioè la stagione offline, sono arrivato in divisione 2 e ho fatto, non vi immaginate quanti crediti. E niente, appunto vi voglio dare un po' lo spacchettamento, ecco. Non so chi troverò, ve lo dirò già, speriamo di trovare qualcuno di forte, ma tanto il culo non troverò mai nessuno. Niente, ci rivediamo allora al prossimo episodio. Via, spero che vi sia stato, non dire utile, però magari al minimo intrattenuto, questo video lì che dura all'incirca, penso, sui forse, non lo so, forse un quarto d'ora. Niente, una cosa, proprio per finire, vi consiglio, se avete i soldi, se avete la Serie A o perlomeno qualcosa che vi faccia intesa, di comprare Marchisio, perché Marchisio comunque, beh, a me mi torna, secondo me, più forte, mi torna più utile di De Rossi. E per quanto riguarda la divisione offline, che magari ci ho dato un po' di più dell'online, mi ha fatto anche qualche go e mi è servito. Via, detto questo, vi saluto, ci vediamo come ho già detto al prossimo video. Niente, vi ricordo, se vi è piaciuto il video, di mettere mi piace. Se volete, anche se non so perché, finto un cazzo, però vale di uguale. Vi ricordo, se volete, appunto, di condividere il video, magari su Facebook, ma soprattutto iscrivetevi al canale, che io ci tengo tanto. Detto questo, niente, vi saluto ufficialmente e boh, niente, ciao a tutti.